Buongiorno generale. Buongiorno Buongiorno. Allora, abbiamo in linea con noi il generale Antonio Pappalardo. a lei. Buongiorno generale Pappalardo. Allora, generale Pappalardo, ovviamente noi l'avevamo già intervistata, se si ricorda, un paio di anni fa, per un evento che c'era anche qui nel Veronese. Comunque le cose si sono evolute, soprattutto per il popolo italiano che vediamo, è in una situazione un po' possiamo definire precaria. Io comincerei subito con chiedere la sua opinione su quella che è appunto la situazione che stiamo attraversando. Ma è una situazione molto veramente difficile per colpa di una classe dirigente politica che è del tutto sprovveduta, incapace, non sa gestire alcuna emergenza. Ma la colpa ovviamente è del modo come questi signori sono andati al potere. Un tempo andavano a gestire lo Stato persone che avevano larghe esperienze, avevano una carriera politica rilevante. Qui arrivano gli sprovveduti, gli incapaci, gente che non ha mai lavorato, gente che non si è mai impegnata in alcun settore e assumono cariche rilevanti. Uno come Conte, che è stato un buon professore universitario, come può diventare capo del governo senza aver avuto mai e poi mai alcuna esperienza politica né di gestione delle risorse di un intero paese? Di fronte a un'emergenza così spaventosa è stato preso da panico, non ha capito più niente, tant'è vero che le prime sue affermazioni, insieme anche a quest'altro professore Buglioni, che non si sa da dove è venuto fuori, che ha sbagliato tutto nelle sue analisi del fenomeno, questo nel gennaio del 2020 tranquillamente affermava: signori, tutto è sotto controllo, non vi preoccupate, siamo pronti ad affrontare qualsiasi emergenza. Lui e Buglioni, questa coppia di soggetti estremamente pericolosi per il bene pubblico, bene, 30.000 morti. E noi che siamo del Movimento Giulia Arancioni, e io soprattutto che sono un generale dell'arma e pensione, quando rilevo un fatto di questo genere, dico che ci sono delle responsabilità direttissime, qua ci sono dei comportamenti delittuosi, sono morte 30.000 persone perché qualcuno non ha saputo gestire questa emergenza. E 30.000 morti, per questi 30.000 morti qualcuno deve pagare. Tanto è vero che noi abbiamo previsto che di dichiarare questi 30.000 morti vittime dello Stato, perché sono vittime dello Stato, perché proprio ieri mi è capitato fra le mani l'intervista di un certo dottor Pasquale Bacco, che ha detto che il virus era presente in Italia ed è stato rilevato già nel mese di ottobre del 2019. Loro avevano fatto, se posso dire, avevano sottoposto a visita medica ben 7.038 persone che sono risultate positive, avendo nel proprio sangue anticorpi per il coronavirus, per il 49% a Brescia e per il 29% in Sicilia. Quindi questo coronavirus era già presente e già il nostro corpo aveva sviluppato degli anticorpi per contrastare la malattia. Se non che arrivano questi signori, non sanno come affrontare il problema. Quindi sparano l'epidemia dal 1 febbraio 2020, quando il primo caso che abbiamo riscontrato a Codogno è nel 21 febbraio, con una improvvisazione che veramente lascia stupefatti. Ma come si può mandare certa gente al potere? Ecco perché noi ci stiamo muovendo. Abbiamo fatto una denuncia perché la magistratura stava colpevolmente ferma e abbiamo detto: ma perché vengono cremati? Queste persone vengono cremate, queste persone che sono morte di peste, della peste che cremavano i corpi, ma quando muoiono per il coronavirus, morto il soggetto, muore insieme al soggetto. Che cavolo mi andate a bruciare i corpi? Bene, arrivato a quel punto, finalmente, grazie alla nostra spinta, fanno le prime autopsie e si rileva che non sono morte
le persone non sono morte per polmoniti interstiziali, ma per trombosi, che potevano essere curate diversamente. Certo, certo. Potevano essere curate con antibiotici, antinfiammatori, che ognuno si poteva prendere standosene tranquillamente a casa sua. Mm. Invece li hanno portati in ospedale, li hanno intubati, hanno distrutto una categoria di anziani, soprattutto nelle zone che vanno dalla Lombardia al Veneto. Ma il fatto che ancora di più ci crucia, ma scusate, il fenomeno dove è apparso devastante, con tanti morti? Nelle tre regioni, Veneto, Lombardia e Piemonte, adottate misure cautelative con la restrizione della libertà personale in quelle regioni, non in tutta Italia. Per esempio in Sicilia sono morti 4 gatti, dove in Sicilia sono morti di più quelle per influenza stagionale, e voi mi bloccate tutto il paese costringendo la fame. Il paese d'Italia non si riprenderà più, perché anche perché, e ve lo voglio dire, poi naturalmente lei mi potrà fare tutte le domande che vuole, certo. Noi abbiamo detto attenzione, caro Conti, che non capisci niente di politica, perché non capisci niente di politica, non sai cosa vuol dire giustizia. Prendi subito, stampa una moneta complementare perché la Banca Centrale Europea, stupido, te lo consente di stampare una moneta complementare da affiancare all'euro, e immediatamente fatti stampare 700 miliardi di lire, la nostra lira, ristampala e dalla alla gente che sta morendo di fame. Ma... 2 mesi che non prende stipendio, le micro, certo, piccole e medie imprese che sono collassate. E invece questo va in Europa, gli danno appena 37 miliardi di euro a debito che noi dovremmo pagare. Lei capisce che qui non c'è solamente, certo, l'incapacità, qui c'è una attività dolosa di ammazzare il popolo italiano, ed ecco perché, e qui concludo, il 30 maggio noi in tutte le piazze d'Italia manifesteremo in questo senso, okay, voteremo. Perché noi non è che facciamo una manifestazione, noi voteremo due movimenti, due documenti. Adesso, mi scusi. Contro questi signori che hanno fatto tutti questi delitti, sì, secondo la costituzione di un governo provvisorio, perché se ne devono immediatamente andare. Ripeto, il popolo è chiamato in piazza non tanto per fare baccano, noi non siamo come i vecchi partiti che fanno un po' di propaganda in piazza. Noi andiamo solamente a votare e le forze dell'ordine devono garantire il voto del popolo che scende in piazza. Ok, adesso affronteremo un argomento alla volta. Io volevo chiederle fin da subito, ma questa classe politica che lei giudica incompetente, qualcuno ha anche pensato che in realtà non sia proprio così incompetente, ma che stia facendo del male al popolo volontariamente? Ma infatti io l'ho detto, che qui da principio pensavamo Conte che non ha mai fatto politica, sì, quello che vendeva panini allo stadio, quell'altro che faceva faceva i giochetti nei night club, sì, e cose di questo genere. Una massa di sprovveduti messi lì, molto probabilmente non sono capaci di fare niente, risponderanno colposamente per questo. Invece andando avanti ci siamo accorti che non è un discorso colposo, è un discorso doloroso. Questi hanno voluto ammazzare il popolo italiano quando tutti hanno potuto verificare che per la morte del coronavirus sono morte poche persone. Mm-hmm. Per il virus sono morte. Tutti gli altri sono morti perché chi aveva il diabete, chi aveva patologie spaventose, cancro, eccetera, alcuni addirittura terminali. Attenzione, voglio citare il fatto di una signora che il marito gli morì di cancro, va dal responsabile delle pompe funebri: mio marito è morto di cancro, dice signora mettiamo coronavirus, perché qua ci è stato detto che bisogna mettere tutto coronavirus. Quindi c'è una rincorsa a spaventare la gente, non certo, solo, ma stanno dicendo di più. Attenzione che il coronavirus riprende in autunno e noi stiamo preparando il vaccino per vaccinarli a tutti quanti. Qua, e questo è un fatto gravissimo, mm-hmm, di una gravità assoluta, terrorizzare la gente per puntualità.
abbiamo visto un palcoscenico veramente variopinto in questo periodo, perché hanno anche voluto ideare la task force per gestire le fake news del web, e quando in realtà le fake news in un argomento che comunque tutti conoscono poco venivano date principalmente sulle grandi TV, ne abbiamo viste di tutti i colori. E allora lei ha fatto bene a rilevare questo fenomeno, perché c'è la cosiddetta strategia della confusione. Mm-hmm. Io, per creare terrore nella popolazione, vedo che il comportamento del dottor Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì, da prima dice, davanti a un esterrefatto Borrelli: signori, state calmi, è una normale influenza. Qua l'80% della gente guarisce immediatamente, sì, l'altro 20% ha delle complicanze, ma perché stava male prima, quindi per e non vi mettete le mascherine perché non servono a niente. Una settimana dopo si rimangia tutto. Sì. Ma perché vengono date queste notizie? Da prima si dice una cosa e poi si rimangia quella notizia. Mm-hmm. È una strategia vecchia, come il cucco, disorientare, confondere la gente per meglio terrorizzarla e asservirla, con una complicità delle televisioni di Stato e di Mediaset che fa paura. Certo. Loro non sanno, i giornalisti, questi giornalisti, parlo di Vespa, parlo della Gruber, parlo di Mentana, che le loro trasmissioni sono state tutte registrate. Domani, che noi il 2 giugno a Roma saremo milioni, dopo le deliberazioni fatte in ogni piazza, questi signori saranno tutti sottoposti a processo, saranno tutti messi sotto processo da un tribunale speciale che dovrà rilevare le loro responsabilità, perché per i 30.000 morti qualcuno deve pagare. Questo sarebbe bello, dico sarebbe, perché bisogna vedere, io direi, come vuole reagire il popolo italiano. Che di iniziative belle ne abbiamo viste tante, però poi bisogna vedere se il popolo ha voglia di cambiamento. Ma infatti le volevo dire proprio questo: nel momento in cui, non so, sì, prego. Chiudo un telefono. Certo. Le chiedo scusa un momento. Mi chiedo scusa, senta città. Cioè, il popolo, tutto dipende dal popolo italiano. Quando nel 1943 noi siamo stati invasi dai nazisti, immediatamente il popolo si è svegliato, guerra di liberazione, di resistenza e di liberazione, e si è fatto il governo provvisorio con un capo dello Stato provvisorio, e finalmente è nata una Costituzione. E noi siamo stati restituiti alla democrazia. Certo. Bene, oggi siamo arrivati allo stesso punto. Noi siamo oppressi da una dittatura tecnocratica che si sta valendo di ogni mezzo per controllare le nostre menti. Ma come? Non avete mai usato i droni? Non avete mai usato queste intercettazioni speciali nei confronti della criminalità in Sicilia, in la 'Ndrangheta in Calabria, della camorra e la state usando per controllare i poveri cittadini che portano il cane fuori a pisciare? Ma stiamo veramente a scherzare? Voi state usando mezzi tecnologicamente avanzati per controllare la povera gente? Per davvero, che ho detto ai miei colleghi: ma che state facendo? Ma scusatemi colleghi, ma voi acchiappate la vecchietta, la bloccate, gli fate ancora contravvenzione di 500 euro? Ieri i commercianti di Milano, solamente perché distanziati con mascherina, si sono messi in piazza, sono stati multati. Io dico a tutti i cittadini: non vi preoccupate, noi abbiamo degli ottimi avvocati che vi difenderanno gratuitamente. Non pagate le contravvenzioni, non pagate soprattutto le bollette della luce, del gas, per attività che avete chiuso, perché queste contravvenzioni verranno tutte rilevate e gli agenti che hanno firmato ne risponderanno personalmente. Io quello che dico ai miei colleghi carabinieri e poliziotti: nel momento in cui fermate quel verbale, voi vi assumete delle responsabilità, perché quando ci sono tre giudici della Corte Costituzionale come Cassese, Marini e
Baldassarre, che dicono che questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono illegittimi. Attenzione, non è più come durante il nazismo, che i gerarchi nazisti al processo di Norimberga hanno detto: abbiamo ricevuto degli ordini, abbiamo obbedito. Attenzione, oggi la legislazione è cambiata. Non si può obbedire più a ordini manifestamente illegittimi. È previsto dal codice penale, è previsto dagli regolamenti. Il militare o il poliziotto che rileva, dopo che ha letto tutte queste cose, che questi decreti di Conte sono illegittimi, dovrebbero come minimo dire: scusate, ma volete interpellare qualcuno se questi decreti sono legittimi? Perché noi stiamo obbedendo a un ordine illegittimo e poi siamo noi firmati verbale. Non certamente Conte che l'ha firmato il generale che ve l'ha ordinato. Io consiglio ai miei colleghi: mettetevi in tasca un pezzo di carta che ordine che vi deve essere dato per iscritto dal generale o dal vostro ufficiale, così in tal modo voi vi tutelate. Non potete fare un'azione di questo genere, perché prima o poi tutto si rivolterà e chi ha firmato quei verbali ne pagherà con la sua testa personalmente, perché la responsabilità penale è personale. Certo. Bisogna dire che purtroppo anche le forze dell'ordine si sono trovate tra l'incudine e il martello, in qualche modo, purtroppo. Ma noi, che siamo molto attenti anche a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori in uniforme, sì, non solo diciamo alla gente: stai attenta che questo è un decreto illegittimo e non ti possono fare questa coercizione, ma diciamo anche ai poliziotti militari: state attenti che i vostri ufficiali, i vostri commissari vi stanno mandando allo sbaraglio. Certo. Premunitevi, scusatevi, il sedere è il vostro, state attenti, lo dobbiamo dire come Movimento delle Ragioni, perché nel nostro movimento abbiamo ex carabinieri, poliziotti, finanzieri, militari. Glielo dobbiamo dire ai colleghi di stare attenti, sì o no? Certo che lo dobbiamo dire. E diciamo anche un'altra cosa: noi stiamo organizzando queste manifestazioni il 30 maggio. Attenzione, ci hanno detto il generale, giustamente, non abbiamo soldi per venire a Roma. Certo. O per esempio io che abito che vi posso dire, a Cesena, non posso venire a Bologna. Io ho detto: benissimo, non vi preoccupate, scendete nelle vostre piazze e lì manifestate. Attenzione, ci sarà un tavolo, sì, con un presidente di assemblea, un segretario che verbalizza e un pubblico ufficiale. Noi riuniremo tutto il popolo, leggeremo i due atti e inviteremo la popolazione a votare. Attenzione, cari amici delle questure o della Digos, la Digos che certa volta scampona. Noi non andiamo in piazza a rompere le scatole, noi andiamo in piazza a votare e voi avete l'obbligo di tutelare chi vota, il popolo che volontariamente va in piazza a votare. Tu non gli puoi rompere le scatole, anzi, lo devi tutelare. E poi in quel momento, quando questi leggono i tuoi documenti, invita la popolazione a votare per acclamazione, non è che vengono a firmare, non c'è bisogno. Quanti siamo? È presente il commissario, mi dica lei quante persone ci sono in piazza. Per esempio, 400 persone. Va bene, possiamo mettere nel verbale che sono 400 persone nella piazza di Fasano. Benissimo, 400 persone. Invitiamo la gente. Chi è contrario? Chi è, si astiene e chi vota a favore? Si fa un verbale. Il verbale viene preso il 30 maggio, compilato, dato al segretario regionale del Movimento Giulia Ragioni. Tutti i verbali di quella regione vengono mandati a Roma. E nel momento in cui il 2 giugno noi siamo a Piazza del Popolo a Roma, Piazza del Popolo a Roma ore 10, noi leggiamo queste deliberazioni, dice, ma saranno centinaia, saranno migliaia, non abbiamo il tempo di andarcene via. E in quel momento inviteremo l'assemblea, che speriamo sarà chiamata da milioni di persone, che possa alzare la mano finalmente. Per la prima volta dopo il secondo conflitto mondiale ritorna la democrazia popolare, partecipativa,
del popolo italiano. Quello che dico io a voi, cari amici, è una grande occasione per riprenderci la sovranità della nostra moneta. Non possiamo, signori, vivere con un euro stampato dalle banche nazionali e internazionali in cui andiamo a pagare pure gli interessi. Ma da quando in qua lo Stato si affida alle banche per stampare la moneta e per poi pagare gli interessi? Ma in questo momento voi ammazzate la democrazia. Bene, una cosa che noi faremo, appena il governo provvisorio viene costituito davanti addirittura a diplomatici dell'Organizzazione Mondiale degli Stati che verranno a verificare la legittimità delle operazioni, perché quello che voglio dire agli italiani: state tranquillo, tutto sarà fatto secondo legge. Quindi in quel momento il primo provvedimento che farà il governo provvisorio è quello di far stampare 700 miliardi di lire italiche con il cambio uno a uno con l'euro, e distribuiremo i soldi in questa maniera: 1.200 euro alle famiglie che sono rimaste senza stipendio per non aver mai, per non aver più lavorato. 500 euro per ogni bambino, per ogni figlio che sta in famiglia. Poi, per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese, e qui ci fermiamo, noi daremo un finanziamento immediato, immediato, a partire da 15.000 lire italiche, che sarebbero 15.000 euro. Questo sarà un intervento tempestivo, non quello che sta facendo questa specie di Presidente del Consiglio che ha promesso 600 euro che non sono ancora arrivati. Sì. Ma come si fa a vivere con 600 euro quando la gente fino a ieri prendeva 1.500-2.000 euro? Quando vuoi ammazzare le persone? Ma chi vuoi prendere in giro? Ma perché Conte non può fare nulla di tutto questo? Certo. Perché andate a chiedere per l'ennesima volta l'elemosina all'Europa in euro, da cui dipende. Conte è subalterno, soggetto alla Germania e a questa Europa. Noi il 2 giugno facciamo partire una nuova Italia, e il provvedimento della stampa della moneta è il primo movimento. Attenzione, senza violare le leggi, è previsto di fare una moneta complementare. Non stiamo violando, certo, quando riabitueremo la gente a prendere la lira, lei capisce che la gente si comincia a disaffezionare poco per volta l'euro. Per cui arriverà il momento in cui diremo: guardate, tenetevi l'euro, noi mettiamo in un vagone e ve li trasferiamo a Bruxelles, teneteveli voi. Certo. Perché da oggi noi cominciamo a stampare la nostra moneta. Ok, anche perché parlavamo delle promesse di Conte, che purtroppo ad oggi lui di promesse ne ha fatte tante, cioè possiamo contare fino a 500 miliardi di promesse a livello di euro. Quello che abbiamo visto tangibilmente è praticamente zero. Il problema è che in altri stati europei invece purtroppo ci arrivano le notizie che è diversa la cosa. Siamo proprio... Va bene, il problema è questo. Questa classe dirigente di persone sprovvedute, oltre ad essere sprovveduta, sono anche le, come si dice a Napoli, le figlie in rocchia, perché qui si fanno promesse a non finire. Sì. Ma vi ricordate prima della campagna elettorale del 2018, Grillo, Salvini, Di Maio, con le scritte sul petto: no euro, usciremo dall'euro e noi faremo una nostra moneta. Ve lo ricordate o no? Ve lo siete dimenticato? Bene, questi cialtroni hanno preso i voti, ma appena sono andati al potere, Salvini e Di Maio per un anno sono stati insieme. Poi Di Maio ha precipitato le cose, si è messo con il vecchiume del PD. Volevano cambiare, aprire il Parlamento come una scatola di tonno, e poi si mettono con il vecchiume. Da vomitare. E la gente ancora che va presto, perché è diventata succube di questo sistema. Ebbene, sì. Vanno al potere e non toccano, non sfiorano l'euro, non dicono una parola. Mentre noi da sempre diciamo: no, 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 basta con questo euro che ha dimezzato stipendi e pensioni. Ma nel momento in cui noi diciamo, e diciamo il 30 maggio e il 2 giugno noi ripristineremo la nostra moneta, arriva il buffone, il ciarlatano, il pagliaccio, che si chiama Salvini, e comincia a dire: stamperemo la nostra moneta, usciremo dall'euro. Buffone che non sei alto, ma l'hai detto nel 2018, e adesso solamente perché lo dice Antonio Pappalardo e il movimento.
parlare. Istituiremo il reato di estorsione politica. Chiunque, durante una campagna elettorale, promette al popolo ogni genere e poi non le mantiene, mentre al governo va in galera per 25 anni. Gli diamo 25 anni perché il popolo è sovrano. Sì. Tu non puoi ingannare il popolo. L'espressione più alta della democrazia è il popolo, è il sovrano. La sovranità, articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Tu mi vai a ingannare il popolo, tu Di Maio, tu Salvini, tu Conte, tu Bonafede, che mi metti in libertà i detenuti per il 41 bis. Come noi teniamo in galera le persone che non possono uscire da casa e tu mi butti fuori i pericolosi mafiosi e camorristi. E lo sapete perché? Perché, se voi ci fate caso, quando è scoppiato il coronavirus, le carceri si sono ribellate. Io sinceramente temevo il peggio, essendo un carabinieri, sì, madonna mia. Pure i carcerati si stanno ribellando. Chissà cosa succederà, come in Brasile, bruceranno, eccetera. No. Improvvisamente si calmano. Si calmano improvvisamente. Io rimango molto perplesso, come sarebbe. Perché gli hanno dato. Poi improvvisamente vediamo che questi escono dal carcere, i capi mafiosi che hanno sedato la ribellione. E il premio che si è voluto dare a questi signori? Perché hanno sedato le rivoluzioni in carcere, che se fossero scoppiate il signor Conte e compagni se ne sarebbero andati via prima. E così, perché il lupo perde il pelo e non il vizio, e i nostri servizi segreti e i nostri agenti su ordine del governo continuano a trattare con la mafia, con la camorra e con l'andrangheta, come è stato appurato dai magistrati che hanno condannato lo Stato italiano, dicendo: voi negli anni in cui sono stati uccisi Falcone e Bersolini avete trattato con la mafia. Ma con uno Stato di questo genere, adesso faccio una considerazione, spero che siano parecchi italiani ad ascoltarmi, ma voi potete stare in uno Stato in cui le massime istituzioni della Repubblica sono abusive, illegittime e trattano con la mafia? Ma scusate, ancora voi state in uno Stato di questo genere e il popolo non scende in piazza? Ma quando dovete scendere in piazza? Quando entrano a casa voi, sposa, e vi stuprano la moglie e le figlie? Quando è che scendete in piazza? Quel momento sarà troppo tardi. Purtroppo il problema è che hanno agito sempre col principio della rana bollita, cioè un po' alla volta, un cambiamento alla volta, piccolo piccolo, ci hanno portato sempre a strapparci pian piano i nostri diritti. È vero, è vero, è vero. Ma bene, io ho parecchie risposte. Vedete, alle televisioni di Stato, alla Mediaset, non mi invitano mai. Invitano tutti i cialtroni di questo mondo, non invitano Antonio Pappalardo, perché sanno che i cialtroni parlano tanto per parlare. Pappalardo Antonio no. Pappalardo Antonio è un generale d'arma. Se promette qualche cosa, non è come quel buffone di Di Maio: usciremo dall'euro e dall'Europa. Quando lui dice gli darò 700 miliardi di euro, lo fa. Quando lui dice noi processeremo giornalisti e magistrati compiacenti, lo fa. E allora questi hanno paura e terrore di Antonio Pappalardo, perché questi signori saranno veramente processati. E il popolo assisterà a questi processi pubblici, perché saranno regolari. Ci saranno dei collegi giudicanti, ma dovranno rilevare tutte le gravi responsabilità di questi mascalzoni, questi criminali che hanno ucciso il popolo italiano. Era già intervenuto qualche tempo fa, qualche anno fa, cos'era, passato un paio d'anni, due o tre anni, nell'episodio nel quale era andato a eseguire l'arresto di Mattarella. E ovviamente, vabbè, spiego subito ai cittadini come tutto questo è avvenuto. Certo, prego. Noi siamo per la corretta informazione, attenzione, la gente deve sapere. Sì. Quello che invece i giornali italiani, tutti compatti, non tengono all'oscuro e chiudono, perché il popolo italiano deve essere condotto verso un certo traguardo. Devono essere dei buoi che devono essere chiusi nelle stalle. Attenzione, tutti, da destra a sinistra. Bene, noi nasciamo nel 2016 come movimento, statemi bene ad ascoltare, sono un generale dell'arma.
a me l'arma mi ha insegnato che quando si fa una relazione o si fa una dichiarazione bisogna citare esattamente i fatti. Sono stato abituato dall'arma ad essere preciso e di dire i fatti come sono accaduti. Bene, nel 2016 noi nasciamo. Improvvisamente ci accorgiamo che nel 2014 la Corte Costituzionale aveva emanato una sentenza con la quale aveva dichiarato che la legge elettorale Porcellum era anticostituzionale e che coloro che erano stati eletti con il premio di maggioranza e nelle liste bloccate, circa 250 parlamentari, se ne dovevano andare a casa. Per rilevata questa sentenza abbiamo visto anche l'ambiguità della Corte Costituzionale, dove 10 giudici su 15 sono nominati dai politici. E questo è il guaio, perché se la Corte Costituzionale fosse eletta dal popolo direttamente, questo non sarebbe accaduto. Loro hanno detto però, siccome sono stati proclamati eletti, facciamoli rimanere. Bene, certo. È una corbelleria, perché se io vengo nominato con un decreto generale dei carabinieri, se scoprono che sono stato eletto irregolarmente, io perdo il grado. Certo. Non è che a un certo punto rimango generale. Ma chi stiamo a scherzare? Ma che corbelleria è questa? Ma la cosa più grave è che questi signori che dovevano la Corte Costituzionale aveva dimenticato che c'è un articolo 66 della Costituzione. Mi meraviglio che i giudici della Corte Costituzionale non conoscessero, che diceva, che dice l'articolo 66, i giudici, i parlamentari eletti devono essere convalidati, convalidati. Perché questa norma? Questa norma esiste per garantire la democrazia. Facciamo un esempio. Uno come Totò Riina, dove comanda e stracomanda a Corleone, si fa eleggere il Parlamento. Parlamentare ci può riuscire, minacce, denaro, eccetera. Non basta essere eletti, bisogna passare attraverso la convalida parlamentare di tutto il Parlamento. Bene, che cosa è successo? Che questa norma posta a garanzia della democrazia è stata ignorata dalla Corte Costituzionale. Nel 2015, quando ancora i parlamentari non erano convalidati, questi si sono permessi non solo di fare i governi Letta, Renzi e poi Gentiloni, sì, ma quel che è peggio, il 1 febbraio del 2015 hanno eletto capo dello Stato Sergio Mattarella, che è in una posizione veramente spaventosa. Sergio Mattarella, perché Sergio Mattarella è stato uno dei giudici della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il Porcellum. Se invece di chiamarsi Sergio Mattarella si fosse chiamato Antonio Pappalardo, uomo onesto e corretto e rispettoso delle istituzioni, avrei detto: vi ringrazio per avermi eletto, ma io sono stato il vostro giudice, vi ho condannato perché siete incostituzionali. Proprio io non posso essere fatto Presidente della Repubblica. Mm-hmm. Avrebbe dovuto fare questo Mattarella. Invece Mattarella non solo si è presa le elezioni, ma addirittura ha ignorato che ben 250 parlamentari di quello che lo votavano erano quelli eletti con il premio di maggioranza, non dovevano e non potevano partecipare a quell'assemblea. E quel che è peggio, i parlamentari non si erano ancora convalidati. Si sono convalidati 5 mesi dopo il 1 luglio. Quindi a rigor di logica non erano parlamentari. Questo concetto è stato ribadito nel 2018 quando il D'Alfonso, eletto senatore della Repubblica, ma essendo ancora presidente della regione Abruzzo, è stato invitato a lasciare la carica di presidente della regione perché non potevano. Poi non poteva esercitare e svolgere le due cariche. Lui ha detto: sì, è vero, ma fino a quando non sono convalidato, non sono senatore. Bene, il tutto è andato a finire nelle mani del Tribunale dell'Aquila. E qua ha dato ragione ad Alfonso. È vero, fino a quando non sei convalidato, non sei senatore. Ora, se questo concetto vale ad Alfonso, come mai non vale per D'Alema, ma per Mattarella?
noi ci siamo, cioè abbiamo un Presidente della Repubblica che non è il capo dello Stato, è stato eletto in maniera irregolare da un'assemblea non valida e addirittura non convalidata. Per cui noi abbiamo fatto il nostro dovere, 2016 abbiamo denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Roma. Uh-huh. Attenzione, abbiamo mandato tutto anche alle altre procure, molte ci hanno avvicinato, avete ragione, non possono fare queste, qua c'è insomma abusi spaventosi, sì. Non faccio i nomi dei procuratori fuori di Roma, il procuratore della Roma, Pignatone, se ne frega ampiamente, se ne frega e non ci dà alcuna risposta. Noi dopo un anno ci riuniamo, dico, ma è mai possibile che noi ci teniamo uno che non è il Presidente della Repubblica, approva leggi, promulga, incontra la personalità di altro Stato e quello non è il Presidente della Repubblica. Ma se succede qualche cosa, tutti gli atti che ha fatto lui saltano in aria. Questa è la destabilizzazione totale del Paese. Mm-hmm. Beh, che facciamo? Mi dicono il generale, signore, facciamo una cosa molto semplice. Era il 21 dicembre del 2017. Andiamo al Quirinale. Sare Mattarella, perché l'articolo 383 del codice. Pronto? Il cittadino che sorprende qualcuno in flagranza di reato, sì, perseguibile d'ufficio, lo può arrestare e consegnarlo alle forze di polizia. Bene, forti di questo articolo 383, ci siamo presentati al Quirinale dicendo: se lui è il capo dello Stato, veniamo arrestati noi. Ma se lui non è il capo dello Stato, non ci fanno niente. Bene, ci siamo presentati il 21 dicembre 2017, solstizio d'inverno. Eravamo una quindicina di persone. Ci siamo presentati al Quirinale, c'era i corazzieri, signor generale, comandi. In che cosa le possiamo essere utili? Non mi faccia scendere il capo dello Stato, mi faccia scendere Sergio Mattarella, perché qui c'è un verbale di arresto, banco. Gente che scappava da tutte le parti. Sì. E io naturalmente tranquillizzato, state calmi, stiamo facendo il nostro dovere di cittadini, articolo 383 del codice di procedura penale. Da noi che cosa volete? Finalmente si presentano due soggetti, perché i signori si sono riuniti, minchia, là sotto c'è Pappalardo che vuole portarsi via Sergio Mattarella, e sono scesi due signori. Scusi, lei chi è? Ah, io sono un funzionario del Quirinale. Mi dica il suo nome e cognome, non glielo dico. Pensi un po' a che punto siamo arrivati. Sì. Un funzionario dello Stato che dovrebbe dare il suo nome e cognome come previsto dalle leggi dello Stato si rifiuta di darlo. Io naturalmente rispondo gentilmente, si tolga dai piedi, perché io non parlo con sconosciuti. E lei chi è? L'altro dice, no, io sono un colonnello dei Carabinieri. E mi dice nome e cognome, benissimo. A questo punto parlo con lei. Lei è un colonnello dei Carabinieri, io non sono più in servizio. La prego di farmi scendere Sergio Mattarella, non il capo dello Stato. Qualche avvocato idiota ha detto che Pappalardo non si poteva presentare perché il capo dello Stato è coperto da immunità. Sì, sei il capo dello Stato. Se è il capo dello Stato. Ma se non è il capo dello Stato ed è un usurpatore, va arrestato. Che cavolo dicono questi avvocati ignoranti che non conoscono il diritto? Pensano di conoscere il diritto meglio di me. A idiota di chi avvocato che hai fatto pure un video. Vergognati, perché parli a vanvera. Ma tu pensi che un generale dell'arma si presenta al Quirinale così, se non è sicuro di quello che fa? Bene, noi a quel punto mi dica, ce lo faccio scendere. Lo sa cosa mi hanno risposto? Sì? Sergio Mattarella non è disponibile. E mica noi siamo venuti a giocare a carte con lui. E io sono venuto ad arrestarlo. E io ho detto, ma lui, le faccio una domanda. Ma lui è presente nel palazzo. Mi risponde il funzionario. Ci è stato detto di risponderle in questa maniera. Non è disponibile. Bene. Io ho preso il verbale e ho detto al colonnello dei Carabinieri, lei è un ufficiale di polizia giudiziaria. Questo è un verbale di arresto. Mentre io ho la facoltà di arrestare Sergio Mattarella, lei ha l'obbligo. Perché lei è obbligato ad arrestare uno che commette un reato contro la personalità dello Stato. E io ho consegnato. Ora, un colonnello dei Carabinieri, un ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe dovuto dire
caro generale, io arresto lei perché lei sta facendo un atto contro il capo dello Stato. Giusto o non giusto? Invece si è tenuto l'atto e noi ce ne siamo andati. Fatti pochi passi, abbiamo trovato una lungo il cammino perché stavamo andando alla stazione Carabinieri per consegnare il verbale, perché noi siamo in regola. Certo. Fatto l'arresto, lo consegniamo ai Carabinieri. Lui non è sceso a fare i suoi. Noi l'arresto l'abbiamo fatto. C'era stata di fronte al Quirinale dei due Carabinieri, ci siamo messi lì, ragazzi, mettiamoci qui, facciamoci una fotografia per ricordare le mie. Improvvisamente arrivano una decina di persone, tutta senza, scusi, che cosa volete? Cioè, siamo della Digos, i soliti della Digos, sì, che invece di difendere il popolo si mettono sempre a proteggere il suo potere. Che cosa è venuto a fare lei? Lei che vuole? Dice, sono venuto a identificarsi. E perché si volete identificare? Fateci capire. Io, se lei mi dice quale reato ho commesso, io le do il documento. No, guardi, io sono un generale all'arma, lei abbassa la voce e mi dice, attenzione, tutto questo è video ripreso. Sì, guardate. Google Web, è tutto video ripreso. Certo. Questo a un certo punto dice, io a questo punto gli dico, ah, ho capito, lei non lo vuol dire, lo dico io. Lei mi sta identificando perché poco fa abbiamo arrestato Mattarella, non l'ha detto. Queste mie parole. Il funzionario ha cominciato a urlare, non sono venuto perché voi avete arrestato Mattarella, piegavano l'evidenza. Sono venuto qui perché state facendo una manifestazione non autorizzata. Qui stiamo facendo una fotografia, ma che dici? Siccome c'era il maresciallo dei Carabinieri, non tratta meno maresciallo, mi arresti questo soggetto che sta abusando dei suoi poteri. È intervenuto il maresciallo, ha cacciato via tutta la vita. Venga nel mio ufficio generale, noi siamo scesi giù, abbiamo fatto il verbale di arresto, il maresciallo ci ha detto questo è un documento storico generale, voi per la prima volta, unico partito, unico movimento, state operando nell'interesse esclusivo del popolo italiano, questo è un documento storico, bene, noi ci siamo andati, sono passati 2 anni. Lei sa meglio di me che l'autorità giudiziaria deve annullare o convalidare l'arresto entro 48 ore, previsto dalla Carta Costituzionale. Quel verbale si trova lì, non è stato né convalidato né annullato. In sospeso. Per cui per noi Sergio Mattarella è stato arrestato. Ora, si può vivere in una situazione di questo genere dove il capo dello Stato non è il capo dello Stato e ha dato l'incarico a questo governo di annientarci in questa maniera. Lei capisce che noi abbiamo tutti i motivi il 30 maggio e il 2 giugno di andare prima nelle piazze e poi a Roma a pretendere l'arresto di queste persone. Non fosse successo niente, generale, ma all'italiano 30.000 morti, 2 mesi e mezzo ferma l'economia italiana, la gente che si suicida di cui nessuno parla. Sì, ma pochissimo. Ma questo non è un paese, è un bordello messo nelle mani di persone che, come ha detto bene lei, non sono solamente sprovvedute, stanno colpendo alla schiena mortalmente il nostro paese, certo, con coscienza e volontà. Bene, però il problema sostanziale, come ha detto prima, i mezzi di comunicazione sono asseverati a questo sistema corrotto. La politica lasciamo perdere. Il problema è che c'è ancora troppa gente, io dico imbalsamata, incantata, che crede ancora nel partito di destra, di sinistra, che sì, questa cosa è incostituzionale, però va bene lo stesso perché non ho voglia di espormi a far valere i miei diritti. E siamo ancora incastrati in questo meccanismo dove vediamo in tanti altri paesi, anche in America, la gente che comunque scende sulle strade, qui in maniera molto irrisoria. Abbiamo visto qualche gruppettino qua e là in qualche città, ma che viene subito sedato in maniera repentina. Lei ha ragione, è un popolo il nostro abbastanza sbadato. Io sono stato a lavorare in Tunisia, purtroppo il coronavirus mi ha bloccato per 2 mesi. Sì. Poi ho urlato, sono andato all'ambasciata italiana, io devo rientrare, finalmente mi hanno fatto rientrare. E le posso dire che
giorno prima che dovevo prendere l'aereo, stia attento, generale. Appena lei sbarca, l'arresteranno, le intimidi, il terrore. Io non sono il popolo italiano che si fa spaventare. Io dico, chi mi arresta a me? Chi si avvicina a me? Vediamo chi è quel poliziotto, militare o carabiniere che si avvicina alla mia persona mentre sto esercitando i miei diritti di cittadino e politici. Bene, io sono sbarcato all'aeroporto. Il poliziotto e il carabiniere, bentornato generale, e mi salutava, bentornato generale. Sono uscito fuori, c'era un gruppo di persone che mi ha accolto con le bandiere e con i fili arancioni. Viva il generale, avevamo bisogno di lei. Bentornato generale, io ho detto in maniera categorica, adesso va, abbiamo dato troppa fiducia a questa gentaglia, perché questa è gentaglia, va lì al potere unicamente per papparsi i soldi, per colludere con le mafie, fanno pure le trattative, e per impoverire il popolo italiano, sono tutti d'accordo, devono impoverire e far scomparire il popolo italiano, ma vi rendete conto? Ci stanno sostituendo anche come popolazione. E il popolo sta zitto e sopporta tutto. Mi hanno chiamato gli amici di Lampedusa. Sì. Io sono presidente del comitato di Pescara. Venga subito a Lampedusa! Non ce la facciamo più! Arrivano i migranti! Non sappiamo dove metterli! Stiamo impazzendo! Tutto è fermo! Non sappiamo come mangiare! Io ho detto verrò a Lampedusa. Ragazzi, verrò a Lampedusa! La vedremo a prendere all'aeroporto, verrò a Lampedusa, perché io non sono quello che dice vado a fare la manifestazione nella grande città di Roma per farmi bello, io vado dagli ultimi della terra che in questo momento sono gli abitanti di Lampedusa, io andrò a Lampedusa, perché devono capire che Antonio Pappalardo guarda a 360 gradi, perché così mi ha abituato l'arma dei carabinieri. Io mi ricordo che quando ero giovane tenente fui mandato a comandare la tenenza carabinieri di San Marco Argentano in Calabria. Mi presentai lì e mi chiamò il vecchio colonnello. Mi presentai lì da lui sull'attenti del suo ufficio, comando di signor colonnello. Lui mi guardò e mi disse, digrignando i denti, dimenticati di essere giovane. Da questo momento ti devi dedicare animo e corpo al popolo che tu devi avvicinare e devi con loro avere gioia e sofferenza. Ricordati Pappalardo, tu in quella sede rappresenti l'arma dei carabinieri e lo Stato, non te lo dimenticare anche se sei giovane e sei vicino alla popolazione, perché l'arma dei carabinieri non è una forza di polizia qualsiasi. L'arma dei carabinieri è la polizia del popolo. Se noi ci stacchiamo dal popolo, moriamo. L'arma dei carabinieri finisce di vivere. E io quelle parole non le ho mai dimenticate. E ho capito che la funzione di un poliziotto e di un carabiniere è quello di stare vicino al popolo. Ieri sono andata a una TV in Veneto. Sì. E un poliziotto, a quanto mi pare, venduto alla Lega, perché ci sono anche poliziotti, ahimè, sindacalisti venduti alla Lega, a un certo punto ha detto speriamo che il popolo sia vicino alle forze dell'ordine. Hanno dato la parola a me, io ho detto guardate, speriamo che le forze dell'ordine siano vicino al popolo, è il contrario, e le sono le forze dell'ordine che devono stare vicino al popolo e non viceversa. Si sono zittiti, si sono agghiacciati. Signore, non avete capito nulla che cos'è la democrazia. Non avete capito nulla che chi ci comanda è il popolo. Il capo dello Stato, il Parlamento, il governo sono nostri impiegati. Attenzione, e beccano troppi soldi. Sia ben chiaro, se questo governo comincia a funzionare, noi abbasseremo tutti gli stipendi di tutti, non solo dei parlamentari, ma di tutti i dirigenti generali dello Stato. Un capo della polizia può mai prendere 70.000 euro al mese, il comandante generale dell'arma può mai prendere 45.000 euro al mese. Signore, ma stiamo scherzando, la gente muore di fame e tutti questi prendono tutti questi soldi. I magistrati possono prendere tutti questi soldi, ma non se ne parla nemmeno. Viene tutto fatto come in Giappone. In Giappone, per esempio, il più alto funzionario di un'organizzazione prende 7 volte il suo ultimo impiegato. Per esempio,
nell'arma dei carabinieri, il carabinieri prende 1.000 euro, il comandante generale dovrebbe prendere 7.000, ne prende 45. Non è possibile. Questo discorso deve finire. È il governo provvisorio, ecco la cosa importante, che noi diciamo sin d'ora agli italiani, per capire che noi siamo permeati di vera democrazia. Deve durare in carica solo un anno. Deve preparare la nuova legge elettorale, ma basata sulla carta costituzionale, non Rosatellum, Porcellum, queste porcate, dove il cittadino scrive il nome e il cognome del candidato. Mm. Perché il cittadino deve, il parlamentare deve essere scelto dal cittadino. E questa operazione si deve fare entro un anno. Il governo provvisorio non può durare più di un anno, è come Cincinnato, se ne deve andare. Dopo un anno, una volta che il Parlamento regolarmente eletto entra in azione, il governo provvisorio scompare. Non solo, ma quelli che hanno fatto parte del governo provvisorio non possono fare politica. Si debbono tornare a casa a coltivare i campicelli. Per loro è finita l'attività. Il governo provvisorio deve servire solamente a salvare il paese. Poi basta, ognuno a casa sua. Questo è il nostro progetto per salvare il paese. Dico ai cittadini che mi ascoltano, sì, volete i nostri documenti, volete il programma politico, volete sapere, scrivete alla mia email federscudo@gmail.com, ripeto federscudo@gmail.com, e io vi manderò tutta la documentazione che voi volete leggere, perché il popolo è sovrano e deve sapere, non come loro che fanno le improvvisate, ci introducono in questa Europa senza regole democratiche, dei burocrati che ci stanno ammazzando e non ci dicono nulla. Pensate che quando è stata approvata anche la nostra carta costituzionale nel 1948 non è stata sottoposta alla votazione del popolo. La carta costituzionale nostra, così bella, non è stata ratificata dal popolo. Ormai è un'abitudine. Lo sapete, non lo sapete. È un fatto gravissimo. Mm-hmm. La legge principale dello Stato non viene approvata dal popolo. C'è stata preparata. Noi abbiamo letto solamente coloro che la dovevano preparare. Ma non ci hanno chiamato una volta che l'hanno fatta, ci hanno chiamato a dire l'approvi? Perché in alcuni punti la carta costituzionale è carente. Soprattutto nel momento in cui all'articolo 1 dice la sovranità appartiene al popolo e all'articolo 75 dice però il popolo non si può occupare di accordi internazionali. Ci hanno fottuto, ci hanno rubato la sovranità internazionale, per cui ci hanno affidato l'euro. L'Europa, sì, non potete parlare. Voi capite che truffa è stato fatto in danno del popolo italiano. Certo. È stato totalmente truffato già dal 1948. Gli italiani vi hanno fregato già dal 48. Volete ribellarvi con una votazione, non facendo casino in piazza, con le bandiere, quanti siamo? No, votando. Generale, perché solo così, verbalizzato il vostro voto, si capovolge questa Repubblica. Ok, ma allora ci spiega esattamente, noi il 30 maggio basta che scendiamo in piazza, ci sono già delle strutture organizzate sul territorio, come funziona? In tutte le piazze, per esempio, prendiamo il paese di Rocca Cannarero, là. Sì. Dove ci sono 30 abitanti, ci sarà un nostro segretario locale che si porterà in piazza, metterà un tavolo, possibilmente con un consigliere comunale al lato e il maresciallo dei carabinieri. Signori, c'è il popolo arriva lì, se per caso loro ci dicono tenete la mascherina, è stato un po' di sangue, è stata di Dio, sono fesserie. Manteneva la mascherina, è stato un po' distante. A questo punto, il maresciallo, quanti sono? Li contiamo insieme? A occhio e croce, perché non è se sono in una piazza grande, sono a occhio buono, ma noi sono per esempio 30 persone, 50, 100. Bene, metà verbale, sono presenti in piazza 8 persone. Leggo il primo documento, impeachment. Invito alla votazione. Chi è contrario? Chi si astiene, chi è d'accordo, metta a verbale. Tela alzata di mano. Per cui se qualcuno si astiene, si sono astenute, 1, 2, 3, 7, 8 persone.
Se invece per acclamazione tutti dicono tutti approviamo, per acclamazione il popolo ha votato. Si vota il primo, il secondo documento, si ringrazia il maresciallo, si ringrazia il consigliere comunale, si prende il verbale e lo si porta al segretario regionale. Il segretario regionale lo porta poi a Roma per il 2 giugno. E là ci saranno tutti i vostri verbali. Questa a casa mia si chiama democrazia. Certo, certo. Democrazia. Per cui in ogni piazza noi troveremo già la, diciamo, questa struttura, queste due persone. Esatto, okay. Esatto. Ovviamente diciamo ai cittadini, dato che noi non abbiamo i soldi rubati allo Stato di questi partiti e i soldi avuti dalle mafie e dalla camorra e dall'andrangheta, che abbiamo le prove che hanno pagato questi partiti anche nell'ultima campagna elettorale, diciamo ai cittadini fatevi avanti. Arriva uno e dice guardi generale, a Rocca Cannarella non c'è nessuno, faccio io il segretario di Rocca Cannarella, noi gli mandiamo la nomina perché deve avere un pezzo di carta, certo. E noi, e in quel momento lui affigge in bacheca il nostro volantino in cui diciamo il giorno tal dettagli, in piazza tal dettagli di Rocca Cannarella si riunirà il popolo per votare, affigge, si mette un bel tavolino, preavvisa il comandante della stazione, guardi che no, attenzione, è solo preavviso, non dobbiamo essere autorizzati. Le manifestazioni in piazza non vengono autorizzate, vengono da noi solamente preavvisate e diciamo che quel giorno noi andiamo lì, basta, basta. E qualcuno dice ma se ci controllano perché abbiamo le mascherine, beh dovete sapere che i nostri avvocati stanno preparando una lettera a tutte le prefetture d'Italia in cui diciamo, siccome i decreti di Conte sono stati da più parte dichiarati incostituzionali, noi pretendiamo che i carabinieri e i poliziotti che ci verranno a controllare, oltre ai decreti Conte, dovranno portare anche un documento di una qualche magistratura, Consiglio di Stato, eccetera, che dica questo documento, che dica che i provvedimenti sono legittimi. Questo per tutelare i cittadini, ma anche per tutelare i poliziotti che ci vengono a controllare. Certo. Perché loro non devono essere esposti i poliziotti, perché potrebbero rispondere con la loro testa. Manderemo questo atto a tutte le prefetture e a tutti i sindaci e a tutti i nostri segretari sul territorio. Perché devono capire che se non si presentano con un atto della magistratura che ci dice che quei provvedimenti di Conte sono legittimi, noi respingeremo le forze dell'ordine perché non stanno rispettando le leggi dello Stato. Assolutamente. Per cui, se qualcuno vuole informarsi in maniera approfondita, può andare su gilettearancioni.it. Ho visto che c'è la possibilità di contattare il referente della propria regione ed eventualmente chiedere informazioni se sul proprio comune è coperto o eventualmente candidarsi. Esatto. Perfetto. Va bene. Divulgate questo messaggio. Certo. Solo così avremo la democrazia e le libertà. E sappiate, qualcuno mi ha detto, e lei cosa farà dopo? Sono al pianoforte. Mi piace suonare il pianoforte, non mi piace fare attività politica. Sì. Per ora, dotto tanto il mio contributo perché come carabinieri, avendo ancora nelle orecchie le urla del mio colonnello, stai vicino al popolo, stai vicino al popolo. Ho ancora nelle orecchie l'ammonimento del mio colonnello. Fatto il mio dovere, quando tutto parte giustamente, Antonio Pappalardo andrà a comporre musica. E siccome ho composto in Tunisia Cartago Symphony in omaggio a un popolo che ha avuto il coraggio di scendere in piazza e cacciare via un dittatore come Ben Ali, io vi prometto che se gli italiani scenderanno in piazza e cacceranno questi dittatori, io farò una sinfonia che dedicherò al mio popolo, Italian Symphony, e farò una sinfonia per ricordare questo grande avvenimento di democrazia del nostro paese. Splendido. Però adesso deve illustrare un po' i due scenari. Cosa succede se si presentano 200 persone? Cosa succede se ne presenta qualche milione? Ci sono delle varianti? Allora, bravo.
se si presentano 200 persone io sono democratico. Mm-hmm. Capisco che il popolo italiano si vuole tenere le sue figlie, per carità, è liberissimo. Io insieme a lei e anche a commissari per questa piazza andremo una bella trattoria e ci mangeremo due spaghetti alla carbonara o alla matriciana e ce ne andiamo via. Certo. E invece siamo milioni, cambia l'Italia. Cambia l'Italia. Gli stessi funzionari di polizia capiranno che non potranno più ricevere ordini da un governo che ormai non esiste più, perché in quel momento i milioni di italiani eleggeranno il nuovo governo provvisorio e il nuovo capo dello Stato. Assolutamente. Speriamo, insomma, più chiaro di così. No, che cosa volete da un generale dell'arma? Ma io mi chiamo Conte, che diceva cioè, tutto perfetto, sappiamo come intervenire, 30.000 morti. Io non sono abituato così, cari amici. Certo. Sono abituato che l'arma mi diceva come dovevo comportarmi, le bugie alla gente non si racconta, perché prima o poi la paghi, come la pagherà Burioni. Burioni che continua a dire stupidaggine, spaventa la gente, il plasma non serve a niente. Caro Burioni, se lo metta bene in testa, la prima persona che sarà arrestata nel momento in cui verrà fuori il governo provvisorio sarà lei. Lei sarà arrestato e portato davanti a un giudice a rispondere delle sue continue stupidaggini che ha detto in televisione, che sono state da noi raccolte, perché noi la manderemo davanti a un giudice, perché lei deve rispondere della morte di 30.000 persone. Sì, starebbe realizzando il sogno di tanti italiani, però... Vabbè. Basta scendere in piazza e il sogno si realizza. Esatto. Basta scendere in piazza quel giorno e il sogno si realizza. Ripeto, io sono un uomo democratico. Se la gente non viene, rispetto alla volontà. Qualcuno dice di chi? Qualcuno mi ha detto di chi? Di un popolo pecorone. Ma io, siccome non sono pecorone, mi tiro in disparte. Io non ho mai vissuto da pecorone. Certo. Ho sempre vissuto a testa, perché me l'ha insegnato mio padre. Mio padre, tornato dal campo di sterminio di Dora Buchenwald, appuntato dai carabinieri, perché catturato dai tedeschi, che gli dicevano: se tu collabori, tu lavorerai nella Repubblica di Salò e sei buono lì. E lui ha detto: guardate, io ho prestato giuramento all'Italia, non alla Repubblica di Salò. È stato portato insieme a tutto il 4° Battaglione Carabinieri Lazio nel campo di sterminio di Dora Buchenwald. Ne sono tornati, erano 400 ragazzi, ne sono tornati solo 20. Bene, un uomo che torna e mi racconta queste cose, secondo lei io posso non essere democratico? Sì o no? Certo. Con tanto luminoso. Papà, quello che mi ha raccontato, quello che ha visto in quel campo di sterminio, dove la dittatura, la prepotenza, l'arroganza, la violenza degli uomini era esasperata. Io ho avuto questo padre. Altri che oggi comandano la Repubblica non hanno avuto questi padri, addirittura hanno avuto padri in odore di mafia, eppure ricoprono alte cariche dello Stato. Si può andare avanti in questa maniera, dove ci sono alcuni che seguono nei maggiori scranni della Repubblica, i cui padri sono stati indicati come conniventi con la mafia? Ma si può andare avanti così? Sì o no? Direi assolutamente di no. Sono più che d'accordo con lei. Senta un attimo, mi chiedono, buongiorno a tutti, c'è la possibilità di fare più paesi assieme, visto che anche le caserme di Carabinieri, certo, comprendono più paesi per il 30 di maggio? Certo che lo potete fare. Dipende da voi, da cittadini che dicono: io abito in quella zona. Sì. Ci sono 4-5 paesi che io stesso, dove io conosco un po' tutte le persone, mettiamo insieme i paesi, mettiamo l'avviso delle bacheche e anche faremo anche una specie di locandina, la affiggeremo nei locali, sì, nei ristoranti, anche se chiusi, e dei bar, e diremo alla gente: venite in quella località, in quella piazza, date, certo, comunicazione, dare solo comunicazione, non dovete aspettare nessun preavviso, sì, autorizzazione, date la comunicazione alla stazione carabinieri del posto e operate tranquillamente. Sarebbe anche utile, la butto lì, avere sul vostro sito l'elenco delle piazze che sono state attivate, in modo che, guardate, uno, anche se vuole fare solo il manifestante, insomma solo venire a votare, sa che può andare su un paese piuttosto che un altro. Lo faremo sicuramente,
e indicheremo già le piazze principali che sono state individuate. Perfetto. Soprattutto quelle regionali, sicuramente quelle regionali, e anche quelle provinciali. Però giustamente arriva un comunicato di un cittadino, mi scusi maestro, ecco, se mi chiamate maestro mi fate più contento, non si sarà. Mi scusi maestro, io sono il presidente della Lecce, mi dà la carica, per quella località ci penso io, mi può mandare il documento e qui il documento. Certo. Ottimo, direi ottimo. Insomma, quello che sta facendo è mettere il futuro dell'Italia in mano agli italiani, sostanzialmente. Bravo. Oh, che bello! Riprendiamoci l'Italia. Riprendiamoci l'Italia, proprio. Vediamo, dopo, io credo, dal mio punto di vista, anche che questa situazione che stiamo vivendo, per quanto negativa, per quanto ovviamente ci abbia ristretti e rinchiusi in questi mesi, però abbia dato la possibilità a tanti di aprire un po' gli occhi. Perché riflettere. Finalmente stiamo riflettendo, che ci stanno fregando. Ma sicuramente tanti imprenditori che sono la base dell'economia del nostro paese, che sono sanguinanti in questo momento, che non sanno più se riapriranno o no, che hanno avuto solo spese. Sì? Ma lo sa, quella che si sta muovendo è proprio la classe media, liberi professionisti, tanti avvocati che mi stanno scrivendo e stanno lavorando con noi, illustri medici, stanno entrando da noi. E imprenditori di varie categorie, avevo questa impresa, avevo qui, è agricola, un'impresa industriale, sono morto, uno mi ha telefonato piangendo, ho lavorato tutta una vita, caro generale, finalmente avevo dato una serenità alla mia vecchiaia, mi hanno buttato sull'astrico, sto morendo. Ho tentato il suicidio, ma davanti a queste lacrime io mi sono commosso. Ho detto, ma com'è possibile che questi sciagurati, sprovveduti, incapaci e cialtroni mi ammazzano l'intero paese in questa maniera e la gente ancora non li ha presi a calci del sedere? Soltanto che io, essendo un generale dell'arma, dico, non li prendete a calci nel sedere, anche se lo volete fare, votate. Sì. Perché il voto voto, come diceva il bravo Borsellino, con la matita ammazzi un regime! Sì, là ci sarebbe un po' da discutere, perché vediamo che al giorno d'oggi, come abbiamo visto fino adesso, lo Stato, il governo che è stato eletto, non è passato attraverso poi tante matite. Bravo, bravo. Erano matite obbligate. Esatto. Tant'è vero che la legge è stata dichiarata incostituzionale con le liste bloccate, con gli amici messi nei primi posti. Che vergogna, da vomitare, che vergogna. Infatti. Si dovrebbero vergognare. Di Maio, Di Battista, Salvini, Renzi, Zingaretti, vergognatevi! Avete ammazzato la democrazia, vergognatevi! Già, siamo in una situazione veramente triste. D'accordo, la chiamo maestro allora, non generale. Grazie, molto gentile. Poi vi farò ascoltare. Questa è una cosa simpatica. Qualche cialtrone mi ha detto, chissà in Tunisia cosa è andato a fare di generale, a curare quali interessi. Quando sono tornato dalla Tunisia, in due serate ho fatto ascoltare Cartago Symphony, perché dura un'ora e mezza. Che bella! A livello Mozart, Beethoven, ma che bravo il maestro! Non pensavo che io ero andato lì a lavorare. E poi mi è arrivata una bella lettera di una tunisina che abita in Italia da diverso tempo. Maestro, la devo ringraziare, che le ha dedicato questa bella musica al mio paese, un paese che deve uscire da una situazione di sottosviluppo e deve diventare un grande popolo. La ringrazio con le lacrime agli occhi. Sono cose che prendono al cuore. Certo, certo, certo. L'arte va sopra ogni cosa. Ricordate la musica, la pittura. Quando si parla di musica, di pittura, di arte, devi chinare la testa e basta. E basta. Ci completa, siamo fatti per questo. Va bene, allora, appuntamento al 30 maggio in tutte le piazze italiane. Non abbiamo detto più o meno a che ora. Alle ore 10. Ok, ore 10 del mattino. Il popolo italiano avrà la possibilità di votare. Chi vorrà farlo, speriamo di essere
in tanti il più possibile, e poi il 2 giugno ci sarà la resa dei conti definitiva. A Roma. A Roma. Piazza del Popolo, ore 10. Potremmo venire tutti a Roma, se ce lo lasciano fare? Tutti. Ok. Dopo il 30 maggio sicuramente ci saranno sviluppi repentini. Ma certo, la cosa saremo milioni, saranno gli stessi uomini delle forze dell'ordine che ci scorteranno fino a Roma. Abbiamo fiducia in questo. D'accordo, allora io la ringrazio intanto per la sua disponibilità di quest'oggi. E avremo possibilità di risentirci sicuramente, se non prima a ridosso dell'evento, anche subito dopo, in modo da capire come sono andate le cose. E niente, io la ringrazio per comunque la dedizione che sta dando al popolo, che non è una cosa scontata, perché come vediamo purtroppo la stragrande maggioranza, dico dei politici, ma non solo, dei dirigenti, tanti, quando hanno pensato a loro stessi sono più che a posto. Questo è il mondo che sta girando al giorno d'oggi. E lei sta dimostrando invece proprio qualcosa di diverso, grazie anche ad altre persone, però giustamente di poter... Stanno lavorando benissimo al mio fianco. Voi non sapete quante persone stanno entrando, persone che lavorano con il cuore, con i sentimenti, che suscitano emozioni. Io ieri sera abbiamo fatto un consiglio direttivo via web, perché non ci si può incontrare tutti quanti insieme. Mi hanno emozionato quello che hanno detto. Io li ho ascoltati, ho detto: questa ne pensa generale, che vi devo dire? Ma avete emozionato, che vi devo dire? D'accordo. Allora le auguro buona giornata intanto. Grazie anche a lei, ci risentiamo nei prossimi giorni. Assolutamente. Buona giornata. Grazie. Salve. Arrivederci.